Mi dispiace molto non ascoltare, dopo la bella relazione che abbiamo ascoltato, non ascoltare quella di Andrea Mazzucchi, che avrebbe posto, insomma, altri problemi proprio sull'immaginazione, ma in senso figurativo. Invece nel mio intervento non ci saranno immagini, perché naturalmente ce ne potrebbero essere moltissime, però non ci saranno, anche perché l'oltre è qualcosa che a rigore non si vede, oppure forse si è visto, ma non si ricorda, no? E c'è una parola che viene usata nel 33° canto del Paradiso, e io poi parlerò poi soprattutto del Paradiso, in realtà, visto, quindi mi riaggancio anche ad alcune cose che sono state dette proprio nella discussione poc'anzi, no? C'è una parola, oltraggio, no? Che fa riferimento all'oltre, no? Che Dante dice che le cose che ha visto non possono essere, non ritornano nella memoria, e cede la memoria a tanto oltraggio, no? Anzi, usa il verbo cedere 2 volte, ripetuto tra il verso 55 e il verso 57. Appunto, vi leggo tutta la terzina, che io, come capita spesso, no? Ricordo bene a mente, ma poi quando la devo citare in un contesto così: da Quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar mostra, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Sono versi famosissimi, ma no? Così. Quello che ha visto è di più, è maggiore di quello che può mostrare la parola, insomma, no? Che di fronte a una vista del genere la parola cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. C'è un oltre e c'è un'insufficienza della voce, e questo oltraggio ha suggestionato fortemente un grande poeta italiano, di cui abbiamo festeggiato pochi giorni fa la ricorrenza del centenario della nascita, cioè Andrea Zanzotto, che nella sua raccolta La Beltà, anzi, mette quasi come emblema della sua raccolta oltranza, oltraggio, che poi c'è la parola francese outrance, è tutto un riferimento all'oltre da tanti punti di vista, no? E Zanzotto poi in interviste, in interventi, ha fatto più volte riferimento a Dante, no? E naturalmente all'ultimo canto del Paradiso. Ora, l'attenzione all'oltre ci chiama in causa oggi, però credo che ci debba chiamare in causa in un orizzonte ermeneutico, cioè storicamente, no? Sentendo la distanza storica dell'oltre cercato da Dante, prefigurato, configurato, immaginato, descritto senza descriverlo. Da Dante, no? Quindi la dimensione storica, questo perché è un oltre naturalmente metafisico, religioso, teologico, con tutto quello che sappiamo, e quindi si chiama giustamente la critica, gli studiosi chiamano in causa tutta la conoscenza biblica e patristica di Dante, no? Cioè, specialmente la critica americana, partendo poi dal grande modello di Singleton, ha insistito fino in fondo, no? Con molte ragioni, su tanto contesto, no? Che ci conduce verso questo approdo al divino, no? Nell'orizzonte dantesco. Quindi poeta cristiano e nello stesso tempo però aristotelico, no? Con una visione di Dio dell'oltre che non corrisponde immediatamente, no, all'immagine biblica di Dio, no? Ma si proietta sulla nozione aristotelica di Dio. Quindi le cose già si complicano in questo modo, ma nella loro distanza storica. Ma credo che oggi ci interessi anche l'oltre di Dante dal punto di vista nostro, anche di una
perfino di una cultura e di un orizzonte semiotico dominato dalla, virgolette, morte di Dio, no? Anche, insomma, che almeno la morte di un certo Dio della tradizione c'è perfino in chi oggi ha la fede cristiana, cattolica, no? Però non è più quello lì, insomma, no? Che dice fiat lux, le cose sono molto più complicate. Ora, da questo oggi noi possiamo ricavare tante cose importanti anche dalla lettura di Dante, al di là degli orizzonti teologico-dottrinali, no? E anche al di là del pur necessario interesse, no? alla letterarietà dantesca, no? Il gioco combinatorio, tutti gli elementi letterari interni alla cultura medievale. Ora, credo che oggi sia importante mettere in primo piano l'intenzione poetica di Dante, no? Rispetto, per esempio, a tanta critica, anche tanti amici che hanno insistito sull'orizzonte di Dante profeta, no? Dante convinto di essere profeta, convinto di ci vuole far credere che lui quelle cose l'ha viste davvero. Ma, ecco, è un dato, no? Quindi una visione totalizzante e totalitaria dell'ideologia di Dante, no? Che può essere anche può avere le sue ragioni, ma che non può più avere nulla a che fare, diciamo, con la nostra col nostro orizzonte culturale, o soltanto una parte può avere a che fare. Invece ci sono delle altre cose che sono legate proprio al legame tra l'intenzione poetica e la ricerca dell'oltre. Se vogliamo mettere in causa l'orizzonte teologico, possiamo parlare come anche di teologia poetica, però, no? O di poesia teologica, legata a quello che Dante nel Convivio definisce il legame mosaico. Ecco, la prima cosa, ecco, la ragione profonda, no? della scrittura della Commedia. E del fatto che noi continuiamo a leggere la Commedia, quale che sia la nostra prospettiva ideologica, religiosa, eccetera, la ragione profonda sta in questo legame mosaico, nel modo in cui l'orizzonte ideologico, teologico, politico, no, si è concretizzato in questo legame mosaico, che però non è pura letterarietà, no? Perché la costruzione della poesia in quanto tale nell'ottica dantesca tende verso qualche cosa di oltre, no? L'oltre, secondo me, ma non secondo me, per esempio come secondo Zanzotto, che ho citato prima, e secondo tanti altri, no? Questo oltre in Dante fonda quello che sarà in realtà un orizzonte della tradizione poetica successiva fino al moderno e al contemporaneo, no? Che è qualcosa di molto diverso da come l'alterità veniva configurato nella letteratura classica e in parte della letteratura latina medievale, ecco. Ma c'è una ricerca di qualche cosa che supera i limiti, che è prefigurata già in alcuni aspetti della letteratura volgare medievale, anche francese e provenzale, no? E poi nello stil novo, la ricerca di un valore che non è afferrabile fino in fondo, no? La ricerca di un'interrogazione di ciò che ci sfugge, no? Che sarà questa una costante della tradizione poetica occidentale, la tensione verso ciò che non si ha e che non si dice, che si vorrebbe dire, ma che non si dice non perché è una realtà metafisica, non perché sta di là, ma perché è il limite dell'esperienza, no? Dante, la sua poesia e il modo come Dante costruisce la sua poesia indica proprio una tensione verso qualcosa che non è tanto ineffabile, non è il grande altro, no? Ma è quello è la,
la stessa condizione delle cistere, il nostro rapporto col limite, la costitutiva insufficienza dell'esperienza, quel quidam in expletum su cui si arrovellerà uno che poi Dante non lo amava, ma poi che è su questa linea Petrarca. Insomma, no? Ecco, Dante fonda, no, questa ricerca attraverso la parola di una essenzialità del vivere che però non si può realizzare fino in fondo, no? Che giunge fino, pur nella ricerca dell'essenziale, giunge inevitabilmente alla constatazione di un limite. E la poesia, insomma, interroga ciò che manca, volendo dire nella maniera più semplice e banale possibile. Perché, insomma, leggiamo la poesia? Perché i grandi poeti scrivono la poesia? Perché gli manca, detto proprio, gli manca qualcosa, insomma, no? C'è una mancanza che ci porta, che non è, che è la nostra vita, insomma. Noi siamo affrontati a qualcosa che non possiamo mai così risolvere, non c'è nessuna risoluzione, insomma, no? Nella limitatezza del nostro vivere, no? Non si conquista un valore definitivo, si cerca un valore, ma si giunge sempre a constatare un limite. E mi fa piacere ricordare che perfino, ecco, siccome dice Emma Giambattei ha citato Croce prima, no? Che perfino Croce, che viene considerato il classico proprio che rimette tutto, riavvolge tutto nella filosofia, no? Perfino Croce, in un passo della poesia, del libro del 1936, la poesia, no? Dice appunto che la poesia ci mette in rapporto su quello che non abbiamo, insomma, con le cose che abbiamo perduto, ecco, lo dice, con quello che non è un modo di rapporto con qualche cosa che sfugge. E Dante questo lo fa in una maniera veramente assoluta, no? Lo insegue fino al culmine dell'esperienza religiosa, che poi, prima di tutto, che è la conquista, naturalmente, di una totalità nell'aldilà, no? Dante lo dice varie volte. Io l'ho visto lì, però non riesco a spiegarlo bene. Chi lo vivrà, lo vedrà, insomma, no? E chi è destinato alla salvezza vedrà bene che è così, no? questo oltre, no? Però non lo dice mai, non lo può dire ci ruota intorno attraverso metafore, costruzioni di vario tipo, no? Ma sottolinea alla fine che c'è un limite. Ecco. È il poeta che più di tutti i poeti della tradizione ha cercato l'assoluto, no? La visione di Dio al massimo possibile, però nello stesso tempo è il poeta che proprio nella sua forza è cosciente e dichiara continuamente, insistentemente, no? il proprio limite, no? Ecco, quindi un inseguimento al limite del confronto con la sovrabbondanza dell'essere, con l'assoluto del divino, no? Con la pretesa di abbracciare il senso e l'ordine dello spazio e del tempo, la loro totalità cosmica, ma nello stesso tempo anche il loro annullamento. Allora, che dicano alcuni dantisti, ha ragione Borges quando dice che naturalmente in un contesto di discorso, no, che era il suo in quel momento, quando dice ma perché Dante ha scritto la Divina Commedia? Perché gli mancava Beatrice, insomma, no? Ecco, detto in parole poverissime, insomma, no? La mancanza di Beatrice, del resto sappiamo, no, che Dante a un certo punto si è proposto di dicer di lei quello che mai fu detto da alcuna. Vuole una cosa, vuole andare, ha inventato, no, una donna reale, certo, ma l'ha fatta diventare un'altra cosa, il punto di riferimento della mancanza assoluta, no? La morte di Beatrice. Beatrice è ciò che non può essere più, ma testardamente, caparbiamente Dante si mette in testa di dicere di lei quello che non è una donna, se poi parliamo dal punto di vista
dei feminist studies, no? Una donna così che non ha saputo mai niente di questo, no? Ha ascoltato forse le canzoni che Dante le ha dedicato, qualche poesia, mentre lei viveva nella casa familiare e poi poteva passeggiare al massimo con il gruppo delle donne, no? Ecco, tutto questo a Beatrice è sfuggita pure alla vita nuova, naturalmente, ovviamente, scritta dopo la sua morte. Tutto questo Beatrice non l'ha mai visto, saputo, cioè, quindi è una contraddizione questa che ci dobbiamo interrogare, giustamente oggi, no, nelle tendenze critiche più recenti viene interrogata, no? Anche se qualche volta, devo dire, si giunge a ridicolo. Per esempio, io a Firenze ho ascoltato una sorta di monologo di Gemma Donati, che si lamentava del fatto che Dante non parlava mai di lei e affermava la propria gelosia nei confronti di Beatrice. Così ci sono delle incongruità, no? Veramente, questa è una cosa un po' comica, però insomma, ecco. Ora, invece, ecco, ruotare di Dante intorno a Beatrice, tradendola, perdendola e ritrovandola, no? Poi la donna gentile sarà la filosofia, certo, è il sapere, però il sapere, certo, ha i limiti in quanto sapere umano, l'importante, no? è il sapere divino, però in realtà non basta il convivio, non basta la donna gentile, no? Ci vuole, bisogna fare qualcosa di più, e quindi la commedia, no? E ora, se partendo da questa premessa, diciamo, attraversiamo, sì, si può attraversare tutta la commedia, no? E naturalmente le cose sono un po' diverse tra le varie cantiche. L'inferno, il purgatorio rappresentano sempre comunque qualche cosa di visibile, no? Che corrisponde nella sua materialità al paesaggio umano, anche se è così a caratteri distorti come nell'inferno, no? o invece qualche volta idillici o crepuscolari come nel purgatorio, no? Nel paradiso invece andiamo a toccare ciò che nella vita quotidiana non si vede, ma che però bisogna continuamente rappresentare facendo riferimento alla visibilità nota, no? Dante, come tutti noi, ha quello a disposizione, no? Ecco, ora, se prima naturalmente Dante più volte manifesta la propria coscienza di artista di altissimo livello, la propria superiorità, la capacità di dire cose che non tutti riescono a dire, come per esempio, no, nella famosa uscita del 25° canto dell'Inferno, quando dopo aver descritto una metamorfosi doppia, no, tra serpenti e dannati, così tutto, non una semplice metamorfosi, no, ma un dannato che si è trasformato nell'altro, hanno scambiato come serpenti l'identità umana e l'identità serpentesca, no? come dire. E lì fa riferimento all'exploit che lui ha fatto, dicendo: ma io ho fatto una metamorfosi doppia, ci hanno poco da dire, taccia Lucano, poi taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio, che loro hanno rappresentato una trasformazione, io ne faccio una doppia, quindi questa sua affermazione di sovranità linguistica e letteraria, no? Sembra un esploit riuscito, però poi se noi andiamo più avanti, no, nel 32° canto dell'Inferno c'è un famosissimo incipit, no, in cui Dante manifesta certo la sua capacità di andare verso l'eccesso, no? Qui siamo alla rappresentazione dell'eccesso, naturalmente, no? Però l'eccesso dell'orrore infernale non si può assolutamente dire, non si può dire fino in fondo, no? Se io avessi le rime aspre e chiocce,
come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. È bellissimo il fatto, non solo il fatto, no, le rime a specchio, in realtà ce l'ha, però lui dice che io non ce l'ho queste rime, perché parlare del fondo dell'universo non è cosa da prendere così sotto gamba, diciamo noi, no? Però poi dice sta cosa, non è da lingua da bambini, insomma, no? È da lingua che dica mamma, e questo per esempio, questi versi sono stati, hanno commentati anche verbalmente e poi anche in un'intervista proprio da Zanzotto, che risale sempre all'infanzia, no? Dove questo riferimento, no, ad una lingua estrema di cui, che è necessaria per rappresentare quel mondo, ma che non è, non c'è, insomma, io non ce l'ho, però questo riferimento all'estremo riporta però indietro addirittura all'origine, all'infanzia, no? Alla lingua infantile, no? Quindi è un sovrapporsi di opposti, no? Ora, ecco, questo è un dato così che tra gli esempi, insomma, di questa volontà di eccesso, ma ce ne sono tanti altri nell'inferno, ma qui è proprio a livello estremo, no? Volontà appunto di eccesso della parola, riuscita o sconfitta di questo eccesso, Dante è uno che tende sempre anche a questo oltre, diciamo, puramente espressivo, no? Ma c'è un oltre in più, che è quello del paradiso, naturalmente, che Dante, come sapete, mette le mani avanti fin dall'inizio, no? Fin dall'inizio, facendo riferimento anche all'aiuto, sempre, pur in una poesia teologica, no? che tende, no, a rappresentare l'oltretomba divino, il dominio di Dio, tende sempre però all'eccesso, anche che si collega al riferimento ai classici, no? Praticamente è un fatto ben noto questo, no? Ci sono le invocazioni dantesche, dove Dante chiede il sostegno, ma non divino, sostegno delle muse e di Apollo per rappresentare, no, una realtà sacra, però, no? Però chiede. Ma poi, ecco, una cosa che non so se sia stata notata, fa riferimento alla violenza degli dèi antichi, che sostengono, possono sostenere il poeta, le muse, no? Però ricordando che le muse hanno operato violenza contro chi ha tentato di concorrere con loro, no? E questo nel primo canto del Purgatorio, proprio nella invocazione iniziale del Purgatorio, no? Ma qui la morta poi si risurga, o sante muse, poi che vostro sono, e qui Calliopea alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono, di cui le piche misere sentirono lo colpo tal che disperar perdono, no? E questo è singolare, questo fatto, no? Che nell'invocare la protezione delle muse lui ricordi, no, un atto di violenza che le muse hanno fatto nei confronti di queste sorelle, le piche, no, che pretendevano di gareggiare con le muse. Ma qui siamo ancora al Purgatorio, no? Ma il bello che nel paradiso, no, nel secondo, no, nel primo canto del paradiso, proprio, no, nell'invocazione che dà inizio al paradiso, pur volendo cantare la gloria di colui che tutto muove, no, eccetera, eccetera, Dante chiede l'aiuto di Apollo, no? O buono Apollo, certo, gli interpreti possono dire qui Apollo è anche immagine di Dio. Lui invoca Dio, lo chiama Apollo, però, e poi sta nel contesto, no, della tradizione mitica, no, l'Apollo classico, no? Ma la cosa singolare è che qui pure chiama
facendo riferimento ad Apollo, indica un episodio di violenza, tremenda violenza di Apollo, no? O buono Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor si fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Infino a qui l'un gioco di Parmaso assai mi fu, ma or con amendue me duopo entrar nella ringo rimaso. Entra nel petto mio e spira tue, siccome quando marzi attraesti della vagina delle membra sue. Terribile sto fatto, no? Stiamo all'inizio del paradiso, dobbiamo affermare proprio, no? Il supremo equilibrio del cosmo, gestito da Dio, insomma, no? Dell'amore divino, eccetera, eccetera, nell'invocare la protezione così del Dio. Della poesia si ricorda questo episodio di violenza, no? Di Apollo che punisce Marzia, scorticandolo. Bellissima l'espressione, no? Siccome quando Marzia traesti della vagina delle membra sue, no? Tira fuori dall'involucro. Proprio, credo che questo episodio c'è un quadro formidabile, bellissimo, uno dei dipinti dell'ultimo Tiziano, che mi pare che si trovi in un museo in Boemia, che non si vede mai, insomma, dal vivo naturalmente, ma ci fu una mostra a Roma qualche anno fa su Tiziano, e era esposto questo, dove c'è Apollo che scortica Marzia, no? Ma dove, cioè, il colore di Tiziano, come dall'immagine fisica proprio di questa violenza, la crudeltà degli dèi proprio, no? E del resto ci sono altre opere dell'ultimo Tiziano dove appunto c'è questa dimensione, no? Della crudeltà. Ecco, qui forse l'immagine, dovevo portare l'immagine del Marzia scorticato. Del dipinto del vecchio, ormai una delle ultime cose di Tiziano, no? Ora ecco questo Apollo micidiale, no? Ora Apollo deve però, che cosa deve aiutare Dante a dare l'ombra del beato regno, ecco l'ombra, no? E questo tema dell'ombra, in realtà, a parte le ombre anime dell'inferno e del purgatorio, no? Ma poi il tema dell'ombra, che non è solo l'ombra del corpo, no? Ma è proprio ciò che si riesce a far vedere, è solo un'ombra, tutto si potrebbe dire che da questo punto di vista tutto il paradiso, no? È una sorta di riempimento di ombre, no? È un ampio raggio questo di questa invocazione del primo canto del paradiso, dove poco più avanti, no, viene fuori quella immagine del trasumanar per verba non si può dire, insomma, no, attraverso le parole il trasumanare, no? E cita però, per indicare questo trasumanare, cita ancora un mito classico, come Glauc con il mangiar dell'erba, no? Noi, Dante non ci può spiegare cos'è il trasumanare, dice che lui si trova a trasumanare, però per spiegarlo che fa? Si dà un mito classico, così, no? Era anche, dicendo nello stesso tempo che non si può dire, no? Ma ecco, questo vale la pena leggerlo tutto dai versi 67 in poi del primo canto. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, guardando Beatrice, no? Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorto in mar degli altri dei. Trasumanar, significar per verba, non si poria, però l'esemplo basti a cui esperienza in grazia serba. Ecco, vedete, esperienza in grazia serba, quello che dicevo prima, no? Non si può dire, però basti l'esempio e poi, insomma, chi lo vedrà saprà, no? Ecco, questa è una cosa che viene sottolineata con forza, no? E le muse poi sono chiamate di nuovo in causa all'inizio del secondo canto,
quando che Dante insiste sulla metafora dell'opera come nave, no? E di coloro che lo seguono, sono quelli che lo seguono con le loro barche, no? E avvisa, come sapete, coloro che stanno in piccioletta barca, che non sono nutriti dal pane degli angeli, di fermare, tornare indietro, lasciate perdere, insomma, no? Che l'acqua che io, l'acqua che io prendo giammai non si corse. Minerva spira e conducemi Apollo, e nove muse mi dimostra l'orso, no? E poi sottolinea il rilievo dell'ammirazione, la meraviglia, ecco. Il mirare percorre tutto il paradiso, no? Proprio continuamente, insistentemente, no? Si parla della meraviglia di Dante, l'ammirazione, e qui dice che chi seguirà Dante, no? Si meraviglierà di questo mondo, no? Ma molto di più di quanto non si meravigliarono colui che videro Giasone, o Giasone noi diciamo, no? Diventato bifolco, costretto ad arare, no? No? Per un mandato, per risolvere uno dei problemi, perché per avere dei soldati, no, che vengono fuori dai denti del mostro, no, del drago. Ora, quei gloriosi che passarono al colco non s'ammirarono come voi farete quando Iason vider fatto bifolco. Qui l'ammirare, teniamo da parte questo ammirare, ci ritorniamo dopo, naturalmente. Ora tralascio, perché non so come scorre il tempo, non ho, tralascio certi altri momenti, movimenti del percorso verso l'oltre, e del fatto però, ecco, questo va notato, che in questo percorso verso la visione che si ha, come sapete, si accresce sempre più, la luce, le anime, no, che all'inizio si presentano a Dante quasi con il loro, quelle delle del cielo, della luna, no? Sono donne, poi soprattutto quelle del cielo, della luna, si presentano, no, come volti riflessi nell'acqua, no? Spariscono come in acqua cupa, cosa grave, no? Però hanno ancora una vaga identità di immagine umana, no? Poi invece dopo saranno sempre più luce, no? Senza contare però il fatto che Dante ci avvertirà che poi non sono i luoghi quelli delle anime, no? Ma le anime, la sede delle anime è nell'Empireo. Queste si presentano man mano soltanto per andare incontro a lui, e in realtà per rendere leggibile il paradiso, perché se Dante doveva subito arrivare nell'Empireo per incontrare i vari personaggi, non avrebbe per il resto, no, cioè aveva poco da dire. Invece li distribuisce cielo per cielo, e io credo che all'inizio non fosse nemmeno tanto sicuro di questo, perché infatti nel terzo canto, quando parla di Piccarda e di Costanza d'Altavilla, e quando Piccarda si presenta, dà l'impressione di volerci dire che quella è la sede vera di queste anime, no? Poi, perché dice che loro sono relegate lì per manco di voto, no? Però in realtà nessuno è relegato lì, stanno tutti, in realtà stanno tutti nell'Empireo, dovrebbero stare, no? Però a un certo punto non aveva ancora deciso. Io credo che ci siano moltissime contraddizioni, tra l'altro, no? Nella costruzione, credo, è una cosa ovvia, una banalità, insomma, no? Ci sono delle contraddizioni continue nell'invenzione di Dante nel paradiso, che però fanno la forza della sua poesia. Senza quelle contraddizioni non ci sarebbe la forza della sua poesia, no? La prima contraddizione è, dal punto di vista così ortodosso, sarebbe assurda, il fatto che lui pretende, come Dante Alighieri, di andare col corpo là, no? Veramente, no? E poi la cosa diventa ancora più assurda nell'Empireo, che, come diremo presto, a rigore non è un cielo, è qualche cosa che sta fuori del cielo, no? È il luogo non luogo, luogo senza spazio, senza tempo, eccetera, eccetera. Ora, nella costruzione di Dante, però, ecco, si devono tenere insieme tante cose che sono soprattutto tali per legame mosaico, appunto.
Ora, in questo percorso, naturalmente, e non insisterò su queste cose, in questo percorso si moltiplicano anche gli sguardi ai limiti dell'umano. Ecco. Il limite è sempre fortemente presente, insomma, no? Il limite di coloro che non sanno, degli esseri umani avvolti nella loro incoscienza oppure nella loro cupidigia, no? Però è proprio un limite del conoscere umano che naturalmente più volte Dante sottolinea con gli sguardi poi alla vita terrena, no? Che sono affascinanti da altro punto di vista, no? E per esempio l'incipit dell'undicesimo canto del Paradiso, quando Dante fa riferimento alle occorrenze della vita umana, no? E come lui sia distante da tutto questo. O insensata cura dei mortali, quanto sono difettivi i sillogismi, quei che ti fanno in basso batter l'ali, no? E poi fa l'elenco, dopo questo, fa l'elenco di quelle che potremmo chiamare le occorrenze umane, no? Le varie attività, che Dante non condanna in quanto tali, ma condanna la concentrazione su di esse, insomma, no? Come ciascuno, no? è convinto che il proprio orto, il proprio universo sia la totalità, no? Dice, quanto sono di quei che chi dietro a Iura, chi ad anforismi seggiva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare, e chi civil negozio. E chi nel diletto della carne involto s'affaticava e chi si dava all'ozio, ecco, è questo quadro, insomma, no? Dell'umanità, insomma, che è limitata in se stessa, no? Sarà poi la cosa famosissima della Aigola, che ci fa tanto feroci alla fine del 22° canto del Paradiso, no? Quello sguardo che Dante dalla costellazione dei gemelli rivolge alla terra, no? E poi ci ritorna di nuovo alla fine del canto 27°, no? Questa aiuola usa la stessa espressione, guardando giù, vedendo poi dei luoghi geografici specifici, tra cui l'Addagade, oltre Cadice, il varco folle d'Ulisse proprio, no? Con tutto quello che Ulisse significava o poteva significare precedentemente, no? Poi ci sono, appunto, queste sono contraddizioni, dicevamo, no? Nell'inseguirsi delle varie situazioni in cui l'auctor, Dante autore, diciamo, viene chiamato in causa come agens, tra l'altro queste categorie di auctor, agens sono molto percorse nella critica dantesca, no? Ma è bello vedere come funziona la loro contraddizione spesso. Ora, comunque, nonostante, andando avanti, no, come sapete, si potenziano sempre più le facoltà di Dante, vede sempre meglio, no? Perché vede Beatrice che diventa sempre più luminosa, più sorridente, accrescimento continuo di bellezza, no? E accrescimento delle sue facoltà visive, no? Che a volte sembra perderle, ma poi le recupera a livello più alto, no? Ora, nonostante tutti questi successivi potenziamenti delle sue facoltà, a Dante manca sempre qualcosa, insomma, no? E la sua parola si impegna a dire questi accrescimenti, ma gli oggetti di questi accrescimenti, ciò che lui deve vedere, insomma, si proiettano sempre oltre, no? Si sottraggono, si presentano attraverso metafore, insomma, no? Attraverso immagini ricavate perfino dalla realtà quotidiana, qualche volta terrena, o da modelli culturali, no? Che dicono ciò che Dante non può effettivamente dire, no? Ma poi, ecco, no, non possiamo certo seguire tutto il fascino di queste metafore infinite dantesche, no? È dato proprio da come Dante ogni volta costruisce, no? Immagini che servono a dire ciò che non, quell'oltre che non dice, no? Ma al centro di tutto, naturalmente, non può non essere Beatrice, no? Se Dante si era proposto di dicere di lei quello che non mai fu detto da alcuna, Dante alla fine deve rinunciare
a dire l'attingimento supremo, perché quando si arriva nell'Empireo, nel 30° canto del Paradiso, non si può più descrivere la bellezza di Beatrice. Beatrice raggiunge il massimo della sua bellezza, Dante l'ha sempre inseguita e ricorda addirittura la vita nuova, l'ha sempre inseguita, ma adesso deve rinunciare, no? E questo punto, che è il punto nevralgico, e non dimentichiamo che il 30, essendo 30, canto 30°, il canto 30° del Purgatorio era quello dell'incontro con Beatrice, finalmente l'apparizione Beatrice, no? E qui invece c'è l'ultimo discorso di Beatrice dopo la sua presentazione, la presentazione della sua bellezza assoluta, no? Siamo in un punto in cui stiamo passando dal primo mobile, l'ultimo dei cieli, quello più veloce che fa poi ruotare tutti gli altri, nell'Empireo, no? E c'è stata un'immagine di Dio, non Dio, ma un'immagine di Dio che si è presentata prima e adesso è sparita, insomma, no? È l'immagine di Dio come punto attorno a cui ruotano le nove intelligenze angeliche, no? Però è un punto che è soltanto un'immagine di punto, no? Col trionfo che lude, cioè intorno al punto c'era stato proprio questo tripudio, no? Dei canti delle intelligenze angeliche, no? E lui lo chiama il trionfo che lude. Non altrimenti il trionfo che lude, sempre intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che l'inchiude. Questo è determinante, è un punto che in realtà Dio non è punto, ma non è, ma è il contrario di punto, è anche infinitato, ma no, sembrava chiuso da quello che lui chiude dentro di sé, insomma, no? In realtà Dio è nell'Empireo, è oltre, no? E abbraccia l'universo, e l'universo è costituito dai nove cieli, no? A cui sono deputate quelle intelligenze angeliche, no? Che sono appunto che lì parevano inchiuse da quel che li inchiude. Ora, dopo la sparizione di questa immagine di Dio, Dante guarda Beatrice, no? E qui c'è, credo che sia uno dei punti della commedia che danno, su cui occorre, insomma, pensare di più, andare a ogni parola, ogni momento di questo di questi versi, no? Interroga l'ambizione suprema dell'artista e la coscienza del suo limite, del suo dover rinunciare, no? Se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice. Se tutto quello che fino a quante lodi non finisce mai, no? Tutto insieme non sarebbe sufficiente, perché ormai a questo punto, no? La bellezza che io vidi si trasmoda, c'è sempre il trasmodare, il dilatarsi, l'andare oltre, no? La bellezza che io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattore tutta la goda. Questo pure dal punto di vista teologico sarebbe, no? Come sarebbe? Dice, solo Dio riesce a vedere tutta la bellezza di Beatrice. Ma no, ormai, non dimentichi, certo, Beatrice è la fede, la scienza divina, tutto quello che volete, no? Seguite tutte le evoluzioni sottili degli interpreti, da Singleton a tutti gli altri, però era Beatrice, no? Ma non basta, questa terzina appunto richiederebbe molte riflessioni, no? Questo fatto, questo inciso quasi, ma certo io credo che solo il suo fattore tutta la goda.
Quindi, in fondo, nemmeno Dante l'ha vista come deve essere davvero, no? Però lui avrebbe visto il massimo, no? Però dice, basta, adesso non posso, insomma, da questo passo vinto mi concedo, più che giammai da punto di suo tema, soprato fosse comico o tragedo. Questa è una delle cose più belle che siano state scritte da un poeta grande, grande, che dice che però non... sono vinto da questo passo. Parole, sono due parole, poi passo e punto, che sono determinanti, no? Punto, abbiamo visto, era Dio era presentato come punto, no? E c'era pure il punto, i critici, tanti studiosi hanno fatto riferimento a Beatrice, a Francesca da Rimini, naturalmente, no? Ma solo un punto fu quel che si vinse, no? E poi c'è il passo che loro leggono, no? Dell'Ancillotto, no? E Dante aveva detto, aveva chiesto quanti dolci pensieri, quanto desio menò costoro al doloroso passo. Le parole sono parole che assumono significati completamente significati. No, il significato è sempre quello, ma sono contesti che danno un'aura semantica completamente diversa. E poi questo riferimento, no, all'artista come modello di comico o tragedo, no? Che come sole in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da me medesmo scema. È bellissimo questo, come il sole, no, di fronte a chi vuole vederlo, no? Ma il viso, in uno sguardo che trema, il viso nel senso di sguardo, insomma, uno sguardo tremolante, no? Come il sole si perde, così il ricordo del sorriso di Beatrice, no? Mi porta lontano da me stesso, e qui, insomma, questa l'allitterazione, no? che Petrarca, che non amava Dante, quando nel primo sonetto del canzoniere del Rerum Vulgarium frammenta, no? di me medesimo meco mi vergogno, insomma, qualcosa di la mente mia ma da me medesima è scema, no? E poi ecco questo ritorno indietro al passato, al primo giorno. Siamo all'ultimo, ma c'è il primo. Dal primo giorno che io vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista, non mai il seguire al mio cantar preciso. Questo verso, in questa vita, fino a in questa vita, è chiaro che dal primo giorno in cui è la vita, l'inizio della vita nuova, insomma, no? Fino a questa vita, a quel momento in cui la vedo adesso, no? Ora, fino ad ora io non mi è stato negato, no? Di seguire la sua al mio cantare non è stato, la mia poesia non è stato negato di seguire la sua bellezza, ma ora basta, devo desistere, e c'è proprio il verbo desistere, no? Ma ora conviene che mio seguir desista più dietro a sua bellezza poetando, come all'ultimo suo ciascuno artista. Ecco, là, il limite, ma no? Ecco, Dante è giunto e procederà poi dopo anche verso la visione di Dio, naturalmente, no? Ma è sotto il segno di questa desistenza, praticamente, no? E non è un caso che la similitudine, quella breve similitudine prima, sia sulla vista del sole, no? Della luce accecante, no? Ora, io credo che questi versi di Dante ci diano, così, come dire, dovrebbero servire alla nostra, non perché la poesia debba servire, sia chiaro, ma con la loro forza, al di là, attraverso la loro bellezza, di fronte a una comunicazione, a un orizzonte economico, ambientale, che ha sempre ignorato i limiti, no? Che tende sempre ad accrescere, anzi, l'economia è basata sulla crescita, no? Viene usato dal punto di vista della scienza economica, ovviamente funziona perfettamente, ma dal punto di vista del contesto
della vita del nostro pianeta, detto ormai, no? In termini di attualità, insomma, no? Nessuno desiste, insomma, no? Chi desiste è sconfitto, insomma, no? Ora che il poeta che giunge a toccare l'oltre, che vuole toccare l'oltre, no? E interroga questo limite, ci dà una grande lezione di umanità, insomma, no? Che riguarda tutta la nostra vita sociale, non, è il Dante di cui abbiamo bisogno, no? Non solo il Dante, vabbè, sì, giusto, è vero, la lingua, si insiste molto giustamente sulla i linguisti poi non fanno altro che questo, insomma, no? Ecco, però ecco, c'è qualche cosa di più, insomma, no? Non è il fondatore dell'Italia, no? Le cose sono molto più complesse, no? E non è nemmeno così, l'autore è buono a tutti gli usi, no? Per cui cioè, il Dante Pop, per esempio, domina dappertutto. Io non c'ho nulla in contrario, perché con la grande letteratura si può fare tutto, si può anche giocare, no? Però ecco, non dobbiamo perdere il rapporto col senso profondo, col nodo centrale del suo operare, no? Della forza di questa grande poesia. E ora c'è un'altra questione che è quella, diciamo, cosmologica, detta in parole povere. Naturalmente è chiaro che il percorso di lettura dopo il trentesimo canto del Paradiso dovrebbe poi toccare tantissimi punti, no? Dei canti successivi, no? Fino proprio alla fine, fino alla sconfitta dell'alta fantasia, no? All'alta fantasia a cui manco possano, dove il riferimento, no? alla visione di Dio e alla difficoltà di memorizzarla è insistentemente presentato da tantissimi punti di vista. Però ecco, io non vorrei che si dimenticasse che a partire da quel trentesimo canto siamo in un'altra dimensione, che tra l'altro incuriosisce perfino alcuni scienziati contemporanei, che non a caso hanno, con l'occasione del centenario dantesco, hanno dato uno sguardo anche all'ultima parte della commedia e hanno trovato delle cose che hanno fatto pensare qualcuno alla relatività einsteiniana, a qualcun altro addirittura alla meccanica quantistica, no? Perché c'è questa presentazione dell'oltre. Dante dà tutte immagini, no? Ancora dopo i versi che abbiamo letto, no? Che tra l'altro sono seguiti subito dalla definizione che Beatrice, con atto di spedito duce addirittura viene detto, una cosa proprio con veramente nel trentesimo canto del Purgatorio era stata chiamata ammiraglio, c'era addirittura una similitudine, no? Come ammiraglio che poppa ed approra, e adesso in atto di spedisce duce comincia a presentare a Dante, no? Questo siamo venuti dal ciel che è pura luce, luce intellettuale piena d'amore, amor di vero ben, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Ma siamo, come è detto anche più avanti e come era stato detto prima, siamo fuori dello spazio e del tempo, siamo in uno spazio che non si impola, non c'è polo qui, no? Non c'è la dimensione spaziale. Quando poi Beatrice lascia Dante e va nel seggio dei beati che le è riservato, Dante dice che è lontanissima, è molto più lontano rispetto ad una vetta, rispetto al fondo del mare, nella distanza del fondo del mare e una vetta di un alto monte. Però lui la vede come vicina, perché non c'è il mezzo, insomma, no? È tutto contemporaneo, no? Ora però Dante ci presenta una serie di immagini e c'è una contraddizione costitutiva, no? Ci dice qualche volta che sono solo immagini, però poi quando ci presenta questo anfiteatro, la Candida Rosa, dice addirittura quali sono i seggi precisi di quello, di quell'altro, dei santi,
Beatrice fa vedere addirittura il seggio destinato all'imperatore Arrigo VII, dove c'è uno scettro e la corona, no? Ecco, ci sono questi residui continui, no, di realtà fenomenica, ma siamo in uno spazio puramente ideale. E vari saggi interessanti, mi ricordo un saggio bellissimo di Etienne Gilson sulla dottrina dell'empireo, no? E anche sulle radici naturalmente della cultura classica e medievale, no? Però Dante fa questa cosa incredibile, che arriva in un punto dove non ci arriva, insomma, no? Perché siamo fuori dello spazio e del tempo, no? L'esperienza dell'empireo si dà in un oltre assoluto, se vogliamo, uno spazio e un tempo che sono allo stesso tempo puntiformi e infiniti. E per concludere, possiamo fare riferimento proprio ad un passo che si raccorda a quello che abbiamo, a cui ho accennato, del secondo canto del Paradiso, dove, se vi ricordate, no, a proposito di coloro che con la barca devono seguire la nave di Dante, si ricordava la meraviglia, no? Non s'ammirarono, quei gloriosi che passarono a colco, non s'ammirarono come voi farete quando gli Asombiter fatto bifone, gli Argonauti, no? Che rappresentano l'origine della civiltà umana, del viaggio, il primo viaggio, no? La prima nave quella era, insomma, no? E Dante, per indicare il rilievo che ha la dimenticanza di quello che ha visto, no? Dice, fa riferimento proprio alla distanza suprema per lui, no? Del tempo degli Argonauti. Un punto solo. Dante ha visto Dio in un punto che è fuori del tempo, lui è stato fuori del tempo e dello spazio, perché ha visto una presenza ideale, ha visto, insomma, no, il fondamento dell'essere, la forma universale dell'essere è quella che regge il cosmo, di cui il cosmo non è altro che una piccola parte, no? Un abbraccia. È infinito, ma nello stesso tempo è puntiforme, no? C'è un punto solo, mi è maggior letargo che 25 secoli alla impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. È una cosa, naturalmente tantissime cose sono state scritte su questi versi e su tutto quello che io ho citato, no? Ma è veramente inquietante, no? Dice, perché io quello che ho visto l'ho dimenticato, no? Ma in un modo, no, che è molto più totale di quanto non sia stato dimenticata la distanza storica più ampia possibile, almeno nell'ambito della cultura classica, no? Gli Argonauti sono l'origine del viaggio, se poi la poesia, il poema è un viaggio, no? L'opera come nave, naturalmente, no? O voi che siete in piccioletta barca. Quindi, se il poema è un viaggio, la distanza storica più assoluta è quella tra i 25 secoli che, secondo Dante, no, dal suo momento, sono passati, non è niente quella distanza di quei 25 secoli, no, che sono il punto in cui un Dio, no, ha ammirato, ha guardato meravigliato il dio Nettuno, il mare, ha guardato meravigliato la prima nave, l'origine dell'umanità civile, no? Che passava nel mare, no? Ora, distanza che per le misure di Dante, no, è lunghissima, ma non è niente rispetto alla distanza. Ma perché una distanza così assoluta? Perché non è nemmeno una distanza, no? Perché appunto è una dimensione puntiforme, stavamo fuori. Ecco, Dante però cerca di mantenerci l'illusione che sta parlando di qualche cosa di fisico, insomma, no? Però non è. Ora, il fascino formidabile di questo approdo del Paradiso è proprio questo, no? Questo risalire, insomma, no? A
qualcosa che è proprio il limite del nostro esistere, cioè qualcosa che non possiamo dire, non possiamo conoscere, ma perché è il fondamento, per Dante è il luogo di Dio, per noi è il fondamento dell'essere, ciò che non, ciò che ci sfugge, ci limita, insomma, no? Che la nostra, nella nostra condizione umana, da cui, è chiaro, non usciamo mai, no? Sentiamo sempre il bisogno di qualcosa che si sfugge, molte cose le realizziamo, no? Ma poi inevitabilmente, cioè, la perdita è nelle cose, no? Quindi ecco la grande poesia che interroga la mancanza, e Dante lo fa in questo modo così vertiginoso, che però ci ricorda pure, no? La necessità del limite. Che almeno, no, nello spazio così della costruzione del mondo civile è un dato determinante oggi poi per la sopravvivenza del pianeta e dell'umanità. Non è, sono cose che naturalmente Dante non poteva pensare nemmeno da lontano. È domanda difficilissima. Io così non mi viene in mente nulla sulla Galilea, in quanto oltre quel passo del convivio, insomma, bisogna un po', sì, è un tema che vale la pena studiare sicuramente. Poi capita spesso, no, che tutti i luoghi più diversi possono essere metafora, no, dell'oltre, specialmente se sono luoghi della Palestina, così, o poi naturalmente quello che più di tutti risulta intensamente evocato, no, come emblema della città celeste è Roma addirittura, quando per esempio quando alla fine del Purgatorio Beatrice dice a Dante che resteranno un po' di tempo nel paradiso terrestre, no? Dice, e poi approderà in paradiso, no? Dice, sarai qui poco tempo, Silvano, no? E sarai meco, senza fine cive, di quella Roma onde Cristo è romano. Che poi è una cosa bellissima, no? Questo Cristo cittadino della città celeste. Quindi altre città anche, però adesso su Galilea io non posseggo elementi precisi, quindi cercherò di spulciare un po'. Grazie, no, per la domanda, comunque mi sembra molto interessante, no? Poi il bianco, tra l'altro, l'uso del bianco nel corso della commedia è particolarmente interessante tra i colori, anche con tra l'altro il rapporto con i colori. Dante lo riconduce, lo riconnette anche alle arti liberali, no? Pure nel convivio sempre, no? L'elenco delle arti liberali, ognuna delle arti è legata ad un colore, e il colore è anche quello del pianeta, no? Quindi Giove bianco e la geometria, così, ci sono cose di questo tipo che sono molto interessanti, ma più di questo non saprei. Grazie. Grazie, sì, c'è il problema però che cosa ha visto? Dante ha visto, è stato nell'excessus mentis, la sua visione è una sovrabbondanza di sé, la possiamo, anzi in genere molti lettori lo leggono in chiave mistica proprio, no? Questa visione di Dio non può corrispondere, certo poi lui l'articola, addirittura vede la Trinità, no? Così, quindi secondo me continua ad esserci una contraddizione, no? Perché se noi pensiamo a che cosa deve essere Dio come primo motore immobile nell'ottica aristotelica, a cui Dante, no, pur sovrapponendole ovviamente tutta la dimensione cristiana, resta legato, è chiaro che siamo in una contraddizione. Se è un excessus mentis, cosa vede il mistico? Non lo,
Poi uno può, visto, sa che esiste la Trinità e qui sa che la dottrina cattolica è Dio è uno e trino, quindi ho visto la Trinità, poi no? E ho visto il mondo tutto in un volume, no? Praticamente, no? È una cosa formidabile, no? Sostanzi e accidenti e loro costume, insomma, l'universo. È chiaro, quindi è difficile, diciamo, dare una risposta definitiva, no? Perché siamo e non siamo. Siamo in un universo in cui la visione è visione di qualcosa che si costruisce su tutta una serie di categorie culturali, no? Che risalgono a tutta la cultura di Dante, no? Il libro come metafora del mondo, e via, no? La Trinità, con tutta, la geometria, no? La quadratura del cerchio, no? L'impossibilità. Però ecco, com'è Dio? Non è Dante per fortuna, non può come il devoto ingenuo farci vedere un Dio bel, col Signore con la barba, no? Con tutti, resta. Cosa si vede di Dio? Non possiamo saperlo, no? Non lo sa nemmeno lui. Quindi capisco la sua domanda, però è una contraddizione senza via d'uscita, che rende ancora più affascinante questo finale della commedia. Ecco, credo che troppo a volte. È troppo semplice, come fanno molti lettori, fa riferimento al fatto che no, è così, la visione di Dio, è chiaro, non si può descrivere, però Dante fa tutto il possibile per avvicinarsi, no? Però poi all'alta fantasia qui manco possa, e poi dopo enigma, e credo Marco Ariani, tra i vari lettori del 33° canto del Paradiso, ha riflettuto molto su quei versi finali, che mica sono tanto chiari come se già volgeva il mio desio il velle, siccome rota ugualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Che vuol dire? Che Dante è entrato nel modo rotante dell'universo, no? O dire che lo farà quando morirà, per ora è venuta meno l'alta fantasia, quindi rientro nella vita normale. Non si capisce veramente. Io sfido qualcuno tra i vari interpreti, anche tutte le cose, i commenti vari, no? a spiegare davvero cosa succede quando è così. Dante ruota, certo, no? È mosso da Dio, ma che vuol dire questo? Cosa? Non desisto come Dante. Ma sì, si può dire che la contraddizione è una categoria nostra, certo, è una categoria che uso io e che usiamo nella cultura contemporanea, però io cerco, e naturalmente questo è più che criticabile, cerco di leggere Dante nell'ottica dell'orizzonte culturale in cui siamo immersi, no? Nell'orizzonte così del non tanto culturale, ma dell'orizzonte storico, no? Ciò che il mondo è diventato, no? Certo, nel contesto dantesco possiamo dire che Dante riesce a mettere insieme tutte queste cose senza contraddizione, anche se dal punto di vista della Chiesa, quando, no, le cose, diciamo, quando l'ortodossia viene regolata, sempre più regolata, Dante fa delle cose condannabilissime, no? Che non sono state condannate proprio quasi sul filo, insomma, no? Però la monarchia, per esempio, è stata messa all'indice dei libri proibiti, no? Quindi bisogna vedere, no? Ora, nei confronti del mondo come noi lo viviamo, nel mondo
che inevitabilmente è dominato dalla tecnica, dall'orizzonte, da una razionalizzazione forzata, magari contraddittoria, negativa, dell'esperienza, però Dante possiamo leggerlo così, riusciamo a renderlo presente se in fondo, no, lo sentiamo proprio nella sua forza contraddittoria, no? Nel modo in cui mette insieme universi che per noi ormai non sono più possibili, insomma, no? Del resto, chi è che parla più dell'inferno articolato in varie gironi, cerchi, bolge, eccetera, eccetera, no? È chiaro che c'è una costruzione mentale che è tutta legata all'orizzonte medievale di Dante, no? Però questo orizzonte è ancora vivo, ancora presente e ci dice tante cose, ci può dire tante cose, però non possiamo condividere il punto di vista di Dante, è impossibile, no? Tutto quello. Anzi, la forza della poesia di Dante sta nella sua vicinanza attraverso la distanza, una cosa, cioè, e l'antagonismo è proprio agisce proprio per questo, proprio perché una voce così lontana storicamente, con un contesto anche ideologico, teologico, eccetera, che non può essere più il nostro, non può essere più il nostro. Poi naturalmente individualmente si possono condividere tante cose, ma il mondo di comunicazione in cui siamo immersi è lontanissimo, tant'è vero che Dante viene usato invece poi soprattutto come icona pop, no? Le celebrazioni che si fanno hanno molti aspetti esteriori, così sono diventati tutti quanti sanno tutto su Dante, tutti scrivono libri su Dante, no? E così a volte, no? E così, riducendolo così a moneta corrente, no? E no, Dante non può essere quello, no? E quindi cerchiamo di interrogarne ciò che ancora, no, nella distanza della sua esperienza ci può essere vicino. Almeno io penso che si possa fare questo. Poi naturalmente l'errore è possibile e totale, no? So benissimo che qualunque scelta culturale, individuale o collettiva è sottoposta non solo a dubbio, ma è destinata prima o poi a desistere continuamente, per usare l'aggettivo dantesco. Quindi ecco, io dico ho detto tutte queste cose perché vengono fuori dall'esperienza di lettore, dal modo in cui mi sono trovato a leggere Dante, però non vuole essere nessuna verità critica, ecco, no? Perché poi purtroppo spesso, insomma, no? nel mondo della critica si prende però colato quello che invece è soltanto, è così, prospettiva provvisoria, ma è un altro discorso, Dante non c'entra più tanto. Sì, la musica è la poesia, naturalmente, è la poesia che è poesia teologica, ma è prima di tutto poesia. Per questo io all'inizio un po' polemizzavo contro gli studiosi che insistono su Dante profeta, insomma, no? Che voleva essere profeta a tutti i costi, no? Sì, forse lui un po' fa delle profezie, spesso sono post eventum, quindi mica ci prende in giro, no? Lo sa benissimo che lui sta, quando scrive, insomma, sta parlando di cose che sono già accadute, no? Oppure fa delle profezie assolutamente indeterminate, no? Che riguardano la speranza di un avvento di giustizia, di pace o di quello che volete, no? Per cui, certo, la spinta profetica è la spinta verso qualche cosa che non c'è, sì, ma non che Dante vuole essere fino in fondo profeta. Sono state fatte interpretazioni di passi controversi proprio insistendo sul fatto che Dante ne parlerebbe in quanto si sente proprio unto come profeta, no? Può darsi anche, però in realtà lui è profeta in poesia, no? Lui scrive prima di tutto un poema, no? Poi c'è la materia religiosa teologica, però è poesia, no?
per quanto riguarda questa musicalità, no, è vero, cioè, questo tripudio anche della materia religiosa. Io quando stava parlando mi è venuto subito in mente l'inizio del canto 27° del Paradiso, con la gloria dei Beati, e con la Trinità, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo cominciò gloria. Tutto il paradiso, sicché mi inebriava il dolce canto. Ciò che io vedeva mi sembiava un riso dell'universo, perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per lo viso. O gioia, o ineffabile allegrezza, o vita integra d'amore e di pace, o sansa brama, sicura ricchezza. Ecco, questi gioia, certo, Dante dice il limite, desiste, come dicevo prima, però tutto lo fa con questo, questo tripudio, appunto. Ma quanti ce ne sono di passi così, no? Quando dice, sente, vede delle luci, no? Sente dei canti che gli sembrano così, un fiume che scende chiaro giù di cosa in cosa, mostrando l'ubertà del suo cacume. Sono, no, quindi il paradiso è anche questo, e c'è naturalmente la dinamica in questo, è chiaro, l'accrescimento continuo. No? Ecco. Però ecco, dobbiamo evitare, no, di vedere solo l'aspetto così di affermazione. La forza di questo poeta sta nel fatto che nell'affermazione è inserita, implicita, proprio la riserva, no? La desistenza e la correzione di se stesso. No? Insomma, oggi insomma, nel mondo dei media, no? L'importante è esibirsi e far vedere di essere più bravi. No? Ecco, no? Siamo nella cultura dell'apparenza illimitata, no? E chi perde l'apparenza è finito. No? Ora, invece le cose delle esperienze individuali e la necessità sociale, poi oggi è particolarmente forte. Ecco, io ne ho parlato molto poco, ma nel mio viaggio, che è stato citato il libro del viaggio nell'Italia di Dante, ho cercato di interrogare attraverso Dante l'ambiente, no? E oggi una delle esigenze determinanti della vita dell'intero pianeta è quello di interrogare l'ambiente per salvarlo, insomma. E Dante, nella poesia di Dante, nel suo modo di rappresentare i luoghi, di farne percepire la concretezza fisica, c'è una cura che, in termini moderni, certo che Dante non pensava nemmeno da lontano, possiamo definire proprio una cura ambientale. No? E oggi credo che abbiamo bisogno di un umanesimo ambientale. Vedo che ogni tanto c'è qualcuno che parla di nuovi umanesimi a destra e a manca. Pure ho visto oggi sul giornale c'era un convegno di nuovi umanesimi. Insomma, se c'è un umanesimo possibile, oggi può essere solo quello di un umanesimo, di una, non tanto un umanesimo, no? Ma di un senso della persona che però sappia confrontarsi con la dimensione collettiva e su quella ambientale, sulla vita degli esseri umani sulla Terra, che da qui a 100 anni rischia proprio di saltare in aria completamente.